Ragazzi, voi credete nei miracoli? Beh, io tendenzialmente no, ma in questo caso qualcuno da lassù, forse, probabilmente, ci ha ascoltato. What's up guys, con il vostro Danny che vi parla, ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei. Oggi Nazionale è tornato con una carica che veramente guarda come un toro che punta un telo rosso perché porco il dondolus. Dopo il video dell'altro ieri, Activision ha guardato il video del Nazionale. Credo di no. Bene sì, perché ragazzi, sto per farvi vedere delle conferme certificate da Activision, perché ieri sera Activision ha twittato e ha confermato le cose che vi avevo già anticipato l'altro ieri, più ulteriori novità e più ulteriori novità che ancora non ci spoilereranno, ma ci faranno vedere nel corso di questi giorni barra settimana prossima. Ebbene sì, ragazzi miei, come potete vedere alle mie spalle, sul sito ufficiale di Raven Software, ovvero la Software House, che attualmente si occupa dello sviluppo di Warzone 2, ha lasciato in sorpresa tante belle novità, ovviamente confermate, per quanto riguarda Warzone 2 e la Season 2 in particolare. Allora, iniziamo dal globale, tutto quello che in realtà non vi ho detto e che oggi hanno certificato. Primo su tutti, devo dire, mi sembra giusto, crash e stabilità. Rimaniamo impegnati a migliorare la stabilità e le prestazioni complessive dei nostri giochi, in questo caso Warzone, inclusa la riduzione delle arresti, anomalie, bla bla bla. Aspettatevi che le nostre patch della Season 2 forniscano ulteriori dettagli su correzioni di bug e modifiche specifiche del 15 febbraio, quindi questo sta, crash sta in riferimento appunto al gioco che ogni tanto sapete bene, sia da PC sia da console, non funziona bene, crasha, eccetera. Stabilità, è anche per quanto riguarda la tenuta in game, quindi il desync magari dei server o il lag quando si gioca e si entra in partita, che alcune volte è insostenibile. Quindi partiamo molto bene. Seconda cosa molto importante che mi avevate anche chiesto nel video che ho fatto l'altro ieri, che ovviamente non ne avevo parlato perché non c'era stata nessuna conferma, è l'audio. Il primo dato non ci interessa perché è una roba da PC che non interessa a tutti quanti, ma la seconda è riferita al suono di gioco, ok? Non sto qua a leggervi questo papiro, l'ho già letto io per voi, già l'ho interpretato. Praticamente il suono del gioco era un po' sballato, nel senso che, non so se notate, quando andate in giro nelle case o anche semplicemente in giro quando si va sulle strade, è possibile trovare magari dei pezzi di giornale nelle case, degli stracci. Quegli oggetti, ok, quindi oggetti cosmetici della mappa, creavano dei buchi di suono all'interno del gioco. Questo cosa vuol dire? Che tante volte vi capitava di non sentire i passi, o magari di sentirli e non sentirli, perché il vostro nemico stava camminando sopra questi oggetti, quindi c'era un'interruzione del suono vero e proprio dei passi, come se ci fosse qualcosa che li bloccasse. Quindi sono andati a sistemare questo problema, che era dovuto appunto a questi oggetti che tecnicamente non fanno nulla, sono solo oggetti estetici. Quindi l'audio dei passi sarà migliorato. Qua si parla dell'interfaccia utente, sarà un pochino più golosona, ok? Per quanto riguarda le camo, i social, anteprime del reticolo in store, gunsmith, quindi anche per quanto riguarda la personalizzazione delle armi. E ovviamente il bilanciamento delle armi, che già questo non c'era scritto, ma avevo anticipato che ci sarà ovviamente, quindi toglieranno in meta le armi che ci sono adesso, magari ne salteranno fuori altre. Comunque sia, si tornerà anche a usare diverse armi. Questa cosa ovviamente già anticipata, come il Gulag 1v1,
Soltanto che non si ferma qua il cambiamento del gulag, ok? A parte che ci sarà il punto di controllo della bandiera, ok? Come su Warzone 1, quindi se stai sulla bandiera, dopo che spawna, dopo tot minuti, puoi vincere senza killare effettivamente, ok? Al posto del carceriere, che giustamente verrà tolto perché era praticamente inutile. Beh, ci sarà già un anticipo che probabilmente verrà cambiata la mappa del gulag, che vabbè, questo non ci interessa, è anche carina il gulag... quella attuale. Ci saranno delle modifiche logistiche all'esperienza del gulag, ok? Il bottino a terra è stato rivisitato come gli equipaggiamenti con cui i generatori si generano, ok? Quindi cosa vuol dire? Che quando si respawna, una volta vinto il gulag, vincerai una sorta di premio in denaro, in modo tale da respawnare con la possibilità di anche in determinati casi o prenderti armi o far spawnare qualche tuo compagno caduto in battaglia. Ci sarà il ritorno delle assalto, mitragliatrici, mitraglioni come armi primarie man mano che i cerchi progrediscono. Questo cosa vuol dire? Che se muori probabilmente allo start lo fai con la pistola. Più vai avanti, ok, con l'andazzo della partita, quindi magari in terza safe ci saranno i fucili d'assalto, se muori in terza safe al gulag, o se muori in quarta safe ci saranno i mitraglioni. Allora, condivido la tecnica perché è carina cambiare, variare il gulag. Non condivido troppo le armi perché sapete che nel gulag vieni praticamente fulminato. Ma questo ovviamente lo vedremo e lo capiremo nel momento in cui lo si prova con mano. Per coloro, cosa molto interessante, che escono vittoriosi dall'arena, che questo anzi ve l'ho già anticipato, il gulag garantirà ai giocatori una ricompensa di denaro maggiore. Ma oltre a questo, il gulag ora genererà denaro come bottino a terra per incoraggiare e premiare i giocatori disposti ad aggirare nell'arena. Quindi si troveranno dei soldi tecnicamente anche all'interno del gulag. Altra cosa interessante per spronare al movimento soprattutto del gulag, perché sapete che al gulag si tende tendenzialmente a camperare. Con questa tecnica stimoli il giocatore a non star fermo a fondo spawn, ad aspettare che il nemico arriva, anche perché è controproducente quando puoi andare in giro e nel mentre controlli dove è posizionato il tuo avversario puoi anche raccogliere dei soldini che poi ti porti fuori eventualmente se vinci il gulag. Economia di cassa, finalmente raga, una roba intelligente. Verranno tolti quei maledetti $100 che sapete benissimo che se trovavano in una sfraccata dei posti ne raccoglievi 10 e te ne hai fatto 1000 e non ci facevi da mazza. Adesso il denaro minimo che si può trovare all'interno di Warzone è 500, quindi capite che è un'enorme differenza, perché in posti come, che ne so, i benzinai, dove si trovano tanti malloppini, si riesce a uscire tranquillamente solo magari da un benzinaio con 5, 6... anche $7,000 in modo tale da iniziare la partita comprandoti armi o quello che meglio credi. Questa cosa a discapito però delle casse, ok? Perché da come dice qua il gioco, all'interno delle casse non si troveranno mai soldi, sia quelle standard sia quelle rosse, non che attualmente si trovino, perché penso che su 10 casse normali solo in 3-4 trovi soldi, che più delle volte ti escono 100 che non te ne fai la mazza. Quindi va bene, purché il bottino a terra, come dicono, come scritto qua, sia aumentato. Quindi a prescindere che trovi soldi dalle casse, che in questo caso non le trovi, a parte ovviamente nelle casse quelle white, quelle platino, quelle lì dove trovi un sacco di soldi, quella è rimasto uguale, i soldi si troveranno di più ma in giro e non nelle casse. Ovviamente il bottino, inventario, ragazzi, già sapevamo il fatto che non ci sarà più il sistema di looting per quanto riguarda quello attuale, ma preso e copiato come Warzone 1. Quindi quando si killa, tutto quello che era all'interno dello zaino del nemico salterà fuori senza dover entrare nello zaino a lootare. Questo però con una grande modifica che non sapevamo, ovvero che non ci saranno più gli zaini, o meglio, ci saranno gli zaini, ma solo quello tuo standard, quello che si trova attualmente quando entri a giocare. Ma all'interno del gioco non si troveranno più né i zaini medi
negli zaini grandi. Allora, raga, qua da una parte vi dico anche la mia, sono anche favorevole perché fa sì, uno, è, diciamo che fai diminuire la stimolazione del farmare, del lootare, quindi della staticità, ovvero trovarsi uno zaino medio, ok, per caricarsi di roba lo zaino, per poi trovarti, come capita in ogni partita, una persona con 4 autoress, 4 bombardi e 18 fumogene. Questo è un punto a favore, proprio perché si equilibria il gameplay. È questo che dovete capire, non tanto il fatto che con lo zaino grande potevi portarti 800.000 robe. Sì, era bello, ma in termini di gameplay era molto svantaggioso, proprio perché la gente lo usava abbastanza male, perché penso che vi sia capitato a tutti di trovare persone che lanciano grappoli, lanciano smoke infinite, lanciano casse infinite e soprattutto praticamente 8 player su 10 teneva più di 2 autoress all'interno di una sacca grande. Mi è capitato, raga, senza scherzi, di trovare persone con 5 autoress. Quindi mi sta bene. Un'altra cosa molto importante che tanti volevano, compreso me, i perk personalizzabili, ovviamente con delle, tra virgolette, limitazioni, nel senso che, come giusto che sia, come anche tipo nel multiplayer, non potete mettervi i perk che volete all'interno di una classe. Cioè, un esempio, non potete mettervi, che ne so, massima allerta con fantasma. Ci saranno le sezioni con i perk, quelli basic, quelli medi, e con il perk supremo che puoi scegliere tra fantasma, tra massima allerta o occhio di Franco. Quindi questo molto molto importante, perché comunque sia, indipendentemente, ci si sceglie e si personalizza finalmente i perk in modo tale da capire quale utilizzare, quale un player normale preferisce all'interno del gioco. Quindi molto molto importante. Le armi primarie continueranno a essere disponibili presso le stazioni di acquisto con un prezzo ancora minore, quindi ulteriormente verranno a costare meno, quindi penso intorno ai 2000, massimo 1500, quindi anche questo molto interessante. Incentivi comunque a poter avere le armi che si preferisce all'interno del gioco senza spendere uno sproposito. È stato aggiunto anche un secondo evento pubblico di drop out loadout. Cosa vuol dire? Che adesso il drop arriva in prima safe e in quinta, quindi avete modo, raga, di avere sempre le solite, i vostri in questo caso loadout, praticamente sempre, perché adesso il gioco ci agevola con le tempistiche per quanto riguarda il loadout, eventualmente anche in endgame, se si rientra dal gulag o se si è in una situazione un po' DM, di avere la possibilità di raccogliere ovviamente loadout gratuitamente. Gile a tre piastre, perché non è la sacca, è un gilettino, ovviamente molto alla moda, quello che c'è su Almazara del Vallo, il giubbotto a tre piastre. Ragazzuoli, dalla season 2 in poi non ci saranno più le due piastre. Si spawnerà tutti quanti con tre piastre in modo tale da equilibrare il gameplay. Inutile che vi dica, sono strafavorevole a questa cosa, perché andare in giro con le due piastre era ed è diventato praticamente infattibile, perché vieni strombazzato nell'arco di una frazione di secondo. Questo ovviamente equilibria il gameplay. Movimento! Questo, ragazzi, la gente lo sta aspettando veramente come il nazionale aspetta un piatto di lasagne a pranzo di Natale. Abbiamo portato un'importante modifica al movimento che dovrebbe produrre risultati migliori per i giocatori in combattimento. A partire dalla season 2, i giocatori potranno sfondare le porte mentre si placcano, ok? Come farebbero se stessero correndo, molto importante. Questa modifica include un leggero aumento della velocità in movimento durante la placcatura, per consentire ai giocatori di mettersi al riparo più velocemente nei momenti di bisogno. Allora, bisogna capire se questo alleggerimento sia drastico. Raga, già va bene, nel senso che hanno pensato di aumentare. Questo è sintomo di
consapevolezza del fatto che attualmente il mettersi le piastre era una delle cose più inguardabili del gioco, perché cioè, se durante un gunfight ti veniva l'istinto di metterti una piastra, eri 9 volte su 10 morto perché eri troppo lento negli spostamenti. Quindi ci sarà un aumento della velocità. Ovviamente capiremo quanto nel momento in cui ci giocheremo con me. Ovviamente le stazioni, ci sarà uno spawn più equilibrato. Sapete che adesso ce ne sono due nell'arco di 5 metri. Dopodiché sono disposte a 8 km dall'altra, sempre due attaccate. Infatti erano messe un po', come dicevano i nostri antenati romani, ad minchium. E ci saranno il carico di scorte illimitato in tutte le stazioni. Bisogna capire se è tutto, quindi da quello che posso leggere si possono comprare quanti UAV si vogliono, come su Warzone 1. Fermo restante del fatto che ovviamente sei limitato con lo zaino, quindi a maggior ragione è anche giusto, in modo tale che la gente con lo zaino grande, magari con 40.000, si prende 7 UAV. Quindi diciamo che è tutto studiato, quindi questo tornando al discorso dello zaino. Quindi effettivamente adesso ci sta, stanno equilibrando un po' il gameplay. Ovviamente ci saranno delle modifiche anche all'interno di DMZ, dove ci saranno dei livelli, più che altro di difficoltà all'interno del gioco. Saranno depotenziati la IA, quindi l'intelligenza artificiale, dei bot. Questo anche in Warzone 2, quindi molto bene, sapete quanto sono effettivamente devastanti i bot all'interno di quel gioco. E nel multigiocatore ci saranno ovviamente parecchie cose, sia per quanto riguarda le armi, sia per quanto riguarda l'audio, sia per quanto riguarda i perk. Saranno modificate molte cose, torna a modalità hardcore, che sarebbe veteragno, e ci saranno ovviamente le solite playlist un po' pazzurde. Questi sono alcuni dei cambiamenti in arrivo della Season 2. Questo cosa vuol dire, raga? Se attualmente avete delle cose che vorreste che fossero introdotte all'interno di Warzone 2, probabilmente arriveranno, perché quello che vi ho elencato fino adesso è solo una parte dell'effettivo aggiornamento di Season 2. Ci saranno tante altre cose che verranno sicuramente spoilerate settimana prossima, inclusa la mappa piccola. Quindi credo che verso l'8 di febbraio, quindi fra circa 2 settimane, verrà anche spoilerata la mappa vera e propria, con appunto i luoghi, la grandezza e più dettagli. Quindi questo è solo un assaggio di quello che vedremo più che altro in Season 2. Quindi raga, adesso fatemi sapere qua sotto nei commenti subito, raga, condividete questo video ai vostri amici, perché devono sapere l'antipasto che Activision ci ha servito. Ovviamente, raga, inutile che vi dica, nel video che vi ho fatto l'altro ieri avevo espresso volontariamente la mia positività per quanto riguarda appunto questo aggiornamento. Leggendo queste cose, inutile che vi dica che non mi sbagliavo. Teniamo sempre il fatto che bisogna aspettare, bisogna giocare, però questo ha confermato il pensiero positivo che avevo per quanto riguarda questo aggiornamento. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto tutti quanti cosa ne pensate di questo aggiornamento, e ovviamente ci vediamo domani con il prossimo video. Bella, ragazzi.